Eccoci, riprendiamo in modo che l'obiettivo di concludere per le 4 sia reale. Avremo qualche minuto ancora perché mi hai detto alla fine se partiamo anche le 3 va sicuramente bene. Volevamo mostrarvi una cosa divertente tanto per riempire questo piccolo spazio prima che riniziamo. È un filmato che abbiamo realizzato noi di Transparency e che forse qualcuno di voi l'ha visto, non è improbabilissimo, è stato trasmesso su Rai 1 e su Sky circa un anno fa, era maggio-giugno, e poi nelle metro di Milano e di Roma. Sono quegli spazi per pubblicità, perché una volta si chiamavano così, ora con un'altra terminologia, dei passaggi gratuiti, che riguardano noi, è stato realizzato a Milano, gli attori sono dei componenti di Transparency, io non ci sono, ma ce ne sono altri che se ci hanno seguito riconoscono l'esperto di Mr. Blowing, eccetera. È una cosa che era carina, cioè sono visto prima io Alessandro che ha detto, ma partiamo così questo pomeriggio, come non so, con il volume provo a mettere, sperando che non fischi. Di un minuto e tutto sul nostro website transparency.it, quindi se volete riguardarlo con calma, ci hanno fatto questa grossa cortesia l'anno scorso. Sky era addirittura nelle giornate dei mondiali di calcio, ma lo facevano a mezzogiorno circa, io mi sono imbattuto una volta, quindi abbiamo avuto una discreta copertura a costo zero, quindi è stata... Volevo dire che la legge 190, cioè quei soli articoli, secondo me dice fate tutte queste cose e fatele a costo zero. Grazie per l'assist. Allora, adesso andiamo velocemente all'ultima parte, che è il Mr. Blowing. È anche la parte non più leggera perché i significati sono importanti, però forse più divertente perché mostriamo il percorso di una segnalazione presa dalla realtà. Citiamo anche dei casi reali, quindi è un qualcosa non di astratto ma vicino a ciò che potrebbe essere la vita di tutti i giorni. Partendo sempre dal Mr. Blowing, poi andiamo a vedere la nostra esperienza ARAC, che sarebbe l'arma anticorruzione, che è una sorta di whistleblowing fatto non all'interno di un'azienda ma da una ONG a disposizione di tutta la cittadinanza, quindi chiunque può entrare e fare questa segnalazione. Sto prendendo un po' di tempo perché non mi ricordo più come è formazione. Allora inizia per la parte più tecnica Alessandro, poi sulla parte invece di esperienza del website, quindi delle nostre segnalazioni, io poi entro in gioco dopo io per darvi qualche rumore, qualche testimonianza. Ecco, Ferrara, chi è a conoscenza dell'istituto del whistleblowing? Alzata di mano, mi ha già sentito parlare, sapete più o meno cosa... Ecco, dai, allora è stimolante che fra un'ora ci renderemo tutti potendo vantare grande conoscenza sull'argomento. Bene, lascio. Whistleblowing. Allora, ancora una volta Giovanni farà la parte quella carina, quella divertente, a me la parte noiosa, quella sulla descrizione dell'istituto. E ancora una volta che è intervenuta, abbiamo tutte cose nuove, linee guida anche in tema di whistleblowing pubblicate in Gazzetta Ufficiale a maggio 2015, quindi novità anche su questo. Questa mattina abbiamo visto un po' su che piani si realizza la lotta alla corruzione, abbiamo visto la necessità di leggi adeguate, l'innalzamento del livello etico che si realizza attraverso consapevolezza, informazione, formazione e motivazione, l'impegno collettivo nelle forme di cui Giovanni ci ha parlato e soprattutto l'adozione di strumenti efficaci. Uno sono i famosi patti di integrità di cui abbiamo parlato a fine mattina, l'altro è il whistleblowing. Che cos'è il whistleblowing e soprattutto
un'attività lavorativa, viene a conoscenza di un reato o di una irregolarità, una situazione a rischio per la comunità e decide di segnalarlo ad un soggetto che può intervenire e può fare qualcosa su questo. Perché usiamo questa parola inglese? Ci piace? L'italiano è una lingua ricca di espressioni, varia. Perché usiamo questa parola? Perché guardiamo un po' questo diagramma. Abbiamo da una parte la frequenza di utilizzo, dall'altra la connotazione e vediamo che maggiore è la frequenza di utilizzo, peggiore è la connotazione. Cioè in italiano la traduzione è sempre connotata negativamente. E quindi credo che ci dovremmo arrendere a usare questa parola inglese che è un po' più neutra, non ha una connotazione. Tra l'altro il whistleblower assolve ad una funzione sociale. Abbiamo parlato questa mattina di indici, uno degli indici elaborati da Transparency è il Global Corruption Barometer, che è un indice che misura la fiducia nella correttezza o nella corruzione di settori trainanti della società da parte dei privati. E che cosa viene fuori in base a questo indice? La propensione a segnalare episodi di corruzione in termini percentuali in Italia è di gran lunga inferiore rispetto ad altri paesi europei e del mondo. Perché? Quali sono le ragioni che non inducono a segnalare più che impediscono? Sicuramente un aspetto di disinteresse per tutto quello che riguarda strettamente la nostra attività lavorativa, un allineamento che purtroppo va sempre verso il basso, ci si allinea all'indolenza degli altri, una delega tacita, non lo faccio perché tanto ci sarà qualcun altro che lo fa al posto mio, cioè il superiore non è compito mio, ma la motivazione principale è la paura di ritorsioni nel luogo di lavoro. La disciplina del whistleblowing va appunto, interviene su questo aspetto, sulla tutela di colui che segnala, perché i vantaggi del whistleblowing per gli enti sono indubbiamente tantissimi. È uno strumento, quindi la segnalazione che viene dall'interno, che viene dal lavoratore, è uno strumento che consente all'ente di avvedersi con tempestività che vi sono rischi, che vi sono situazioni di pericolo. Consente all'ente di individuare comportamenti e soggetti potenzialmente negativi. È uno strumento per arginare sia le situazioni che le persone pericolose, crea un clima di trasparenza all'interno della pubblica amministrazione e, parlavamo poco fa, aumenta il senso di partecipazione. Chi segnala è uno che tiene alla realtà nella quale lavora. L'Italia è arrivata un po' tardi su questa materia, i sistemi di whistleblowing sono diffusi nei paesi di origine anglosassone, sicuramente la legge modello su questo argomento è la legge inglese, il Public Interest Disclosure Act del 1998 addirittura, che ha, vedremo, tutte quelle caratteristiche alle quali noi aspireremo e che la nostra legge purtroppo non ha. Quindi segnalazioni assolutamente protette che vengono raccolte su tre diversi livelli, a livello interno, a livello dei regolatori di settore, a livello di media. Non ci sono clausole restrittive, è previsto un compenso per chi segnala, è prevista la riassunzione nel caso di discriminazione, c'è un'inversione dell'onere della prova. In altri paesi abbiamo, in alcuni paesi del Regno Unito, appunto, leggi comprensive del settore pubblico e privato, in molti paesi invece sono separate legge sul settore privato o sul settore pubblico. Negli Stati Uniti invece c'è una pluralità di leggi in diverse aree. Arriviamo in Italia. In Italia il whistleblowing entra a pieno titolo con la legge anticorruzione, la legge 190 del 2012, che introduce l'articolo 54 bis al decreto legislativo 165 del 2001, sempre nell'ambito delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro pubblico. Ed è una legge circoscritta al settore pubblico, di privato quindi sono fuori. Qualcosa aveva fatto la 231 e l'applicazione pratica della 231 ci ha detto che il whistleblowing ha funzionato nell'ambito delle aziende, se implementato in un modo corretto, ha portato i suoi frutti. Allora, vediamo un po' come funziona la nostra legge, quali sono i suoi difetti, perché purtroppo ce ne sono, e come
pensiamo di adeguarci e che cosa ANAC ha pensato di fare. Allora, intanto diciamo che non ogni segnalazione è protetta, ma ci sono dei limiti che sono rappresentati dalla calunnia, dalla diffamazione del danno ingiusto ai sensi dell'articolo 2043 del codice. Segnali nella misura in cui non realizzi tu stesso un reato attraverso la segnalazione. I soggetti preposti ad accogliere queste segnalazioni sono l'autorità giudiziaria, per definizione, la Corte dei Conti, il superiore gerarchico e l'ANAC. C'erano dei dubbi su questo, perché questi soggetti, in base a cosa si sceglie, come uno si raccorda con l'altro, come la segnalazione passa dal superiore gerarchico all'autorità giudiziaria. Vediamo che parte di queste soluzioni sono contenute in un disegno di legge, parte invece dall'ANAC, da una sua interpretazione di queste situazioni. La norma ha una limitazione, parla di illeciti conosciuti in ragione del rapporto di lavoro, e questo è uno dei difetti. Poi vi dirò come l'ANAC dice di interpretare, va oltre quello che dovrebbe fare il legislatore, lo dice ANAC. La protezione che viene fornita al segnalante è una protezione contro gli atti di ritorsione. Atti di ritorsione soltanto però nell'ambito del contesto lavorativo. Quindi io ti proteggo, non puoi essere licenziato, non puoi subire sanzioni, non puoi subire misure discriminatorie dirette o indirette che incidano sul rapporto di lavoro. Limite anche in questo caso, altre forme di discriminazione non sono previste, quindi non c'è tutela per queste. L'altro aspetto che va tutelato è quello della riservatezza del segnalante. Deve essere tutelata la sua riservatezza, e infatti è uno dei casi in cui è escluso il diritto di accesso alle informazioni relative all'identità del segnalante. L'identità del segnalante può essere rivelata in due soli casi, e anche su questo l'ANAC è intervenuto. Quando il procedimento disciplinare a carico del segnalato si fonda solo sulla segnalazione, e quando la conoscenza dell'identità del segnalante è essenziale per il segnalato per svolgere la propria difesa. E qui limite evidenziato: nel momento in cui io vado a fare la segnalazione non so se sarà la mia privacy sarà o meno protetta. Limiti di questa legge li vediamo qui sintetizzati: l'anonimato non è disciplinato, quindi solo le segnalazioni del pubblico dipendente. Per poter essere raccolte, il pubblico dipendente deve dichiarare la propria identità, l'ambito lavorativo, e poi la segnalazione verrà raccolta con determinate modalità. Non c'è la parte proattiva dell'incentivazione, segnali perché sei una persona corretta, premi non te ne aspettare. Manca, dicevo, la protezione rispetto ad altre forme di discriminazione che pure sono ipotizzabili e che si possono facilmente verificare. Il whistleblowing è settoriale, non copre tutti gli ambiti, ma solo l'area pubblica. Da tempo, dal 2013, è in attesa di essere approvato un disegno di legge Businarolo, dal nome del deputato firmatario, che in qualche modo si era posto questi dubbi che abbiamo evidenziato e ha trovato delle soluzioni. Per esempio la impossibilità di aprire un procedimento disciplinare a carico del segnalato solo sulla base della segnalazione, quindi la segnalazione avrebbe una sola funzione di allerta: guardate che ho visto questo, però il segnalato non può essere assoggettato a un procedimento disciplinare solo sulla segnalazione. Si deve trattare di un illecito che sia idoneo a produrre un danno per la collettività, quindi vada a incidere sull'interesse pubblico, protegge le segnalazioni anonime e le raccoglie, le considera, le valuta solo se circostanziate. Altre cose, la buona fede, quindi quale forma di segnalazione viene tutelata, quella in buona fede. Vado un po' veloce su questo disegno perché diciamo che parte delle esigenze che erano state segnalate e raccolte da questo disegno di legge le affronta ANAC in queste linee guida, che dicevo sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale. No, non parlo proprio al microfono, ne accorgo quando poi lo sento, scusatemi. Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale nel maggio scorso.
Queste norme sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite costituisce una misura obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni, quindi tutte le pubbliche amministrazioni devono affrontare il tema del whistleblowing. Un ruolo centrale lo assume ANAC, come se non ce l'avesse già centrale, è ampliato dalla legge, dal decreto legge 90 del 2014. ANAC diviene l'ente di vigilanza sul rispetto della normativa anticorruzione e gestisce le segnalazioni provenienti da tutte le pubbliche amministrazioni, quindi non soltanto le segnalazioni che provengono dal suo interno, ma tutte le pubbliche amministrazioni possono, i pubblici dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni possono rivolgere le loro segnalazioni all'ANAC, che vedremo come le affronta. Allora, con queste linee guida, ancora una volta ANAC mette in evidenza i limiti e le lacune della legge, invita il legislatore a intervenire in modo organico, in modo strutturato, a coprire queste lacune, però intanto dice, vi dico che cosa secondo me, e sappiamo quanto vincolante sia il parere dell'ANAC, le pubbliche amministrazioni devono fare per tutelare la riservatezza del segnalante, e vi dico che cosa farò io, ANAC, per trattare le segnalazioni al mio interno, sia quelle che mi riguardano, sia quelle che provengono dalle altre pubbliche amministrazioni. Allora, nuovamente individuiamo l'ambito di applicazione, che è lo stesso che abbiamo visto per la legge 190, quindi sono interessate tutte le pubbliche amministrazioni. La definizione li chiamiamo sempre la stessa, quella del decreto legislativo 165 del 2001, sia a livello nazionale sia a livello territoriale. Sono tutelati, dice l'ANAC, tutti i dipendenti pubblici, sia con rapporto di lavoro di diritto privato, sia con rapporto di lavoro di diritto pubblico. Ho una slide successiva in cui lo dico, ma ve lo anticipo, caldeggia ANAC la tutela anche dei consulenti e di coloro che comunque abbiano rapporti con la pubblica amministrazione. L'anonimato non è tutelato. ANAC raccoglie le segnalazioni anonime e le gestisce. Qualora, dice ANAC, mi dovessero pervenire segnalazioni anonime adeguatamente circostanziate e dettagliate, io svolgerò una mia attività istruttoria, ma non rientra nell'ambito di applicazione di questa legge. Quindi voi pubbliche amministrazioni sulle denunce anonime, sulle segnalazioni anonime, non siete tenuti a fare alcunché. Allora, che cosa, quali delitti, quali illeciti rilevano? Tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, quindi qui facciamo capo al codice penale, i reati veri e propri come disciplinati dal codice, ma anche tutte le situazioni in cui vi è un uso distorto del potere pubblico in base a quel concetto ampio di corruzione che abbiamo visto questa mattina, un concetto di corruzione amministrativistico più che penalistico. Vi avevo segnalato la perplessità sul fatto che la legge 190 sembrava fare riferimento alle sole notizie acquisite in ragione del rapporto di lavoro, e invece era opportuno estendere l'ambito a notizie conosciute in occasione del rapporto di lavoro. ANAC supera questo problema e dice: sappiate che quando parliamo di notizie apprese in ragione del rapporto di lavoro ci riferiamo a tutte quelle che abbiamo conosciuto in occasione o a causa, quindi anche del tutto casualmente ci imbattiamo in una notizia, beh, quella può essere riferita, è rilevante ai fini della tutela della riservatezza del segnalante, e richiede che le segnalazioni avvengano in modo circostanziato e dettagliato, perché in base alla normativa attuale il procedimento disciplinare a carico del segnalato può essere aperto anche sulla base della sua segnalazione, quindi si deve avere cura, quando la si raccoglie, di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili. La tutela del segnalante come si realizza? I casi di esclusione sono quelli che abbiamo visto, e cioè calunnia, diffamazione e danno ingiusto. Il segnalante viene tutelato solo se in buona fede, quindi non è tutelato il dono, non è tutelata la colpa. Dice ANAC, ma chi segnala deve essere certo di quello che dice per essere protetto? No, è sufficiente un grado di probabilità, cioè la convinzione che quel fatto che andiamo a segnalare si sia probabilmente verificato.
L'obbligo della pubblica amministrazione è quello di tutelare la riservatezza del segnalante, che abbiamo visto essere uno degli aspetti rilevanti, quindi la paura di ritorsioni, ma la paura anche che il proprio nome venga reso noto. Abbiamo detto che nel regime attuale c'è in due casi la possibilità che il nome del segnalante venga dichiarato, venga rivelato, e non era previsto però come, perché. Allora ANAC interviene su questo e attribuisce una funzione al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, il quale adotta, intanto viene a conoscenza della segnalazione solo in quel momento, quindi l'identità del segnalato viene resa nota solo in quel momento. Una raccomandazione di ANAC è che la riservatezza va tutelata durante tutto l'iter del procedimento, quindi non solo al momento della segnalazione ma fino alla conclusione del procedimento, anzi addirittura dice ANAC fino a quando non esce la sentenza di primo grado che dovesse eventualmente assolvere il segnalato. Attribuisce una funzione centrale al responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, che valuta l'istanza di accesso da parte del segnalato al dato sull'identità del segnalante e decide con provvedimento motivato se questa istanza possa o meno essere accolta. Il ruolo centrale ancora una volta del responsabile della prevenzione della corruzione, che non è nella legge individuato come uno dei soggetti a cui destinare le segnalazioni, ma ANAC dice invece è opportuno che tutte le segnalazioni da chiunque raccolte vengano tutte inoltrate al responsabile della prevenzione. Non ci dimentichiamo quello che abbiamo detto questa mattina, abbiamo detto che il piano triennale lo idea e lo propone il responsabile della prevenzione, il quale è tenuto a modificarlo, a proporre modifiche dello stesso tutte le volte in cui ci si accorge che il piano non ha retto. Se ci sono stati degli illeciti, se ci sono state delle irregolarità, il responsabile deve saperlo, perché potrebbe essere una di quelle occasioni in cui è opportuno intervenire modificando il piano. Il responsabile svolge una sua attività istruttoria, che si potrebbe concludere con un'archiviazione, cioè ritiene che la segnalazione non abbia motivo di andare avanti, oppure aprendo un procedimento che non svolge direttamente il responsabile, ma una volta individuata la segnalazione, approfondite le caratteristiche della stessa, le inoltra ai soggetti terzi competenti, che sono quelli di cui abbiamo parlato sopra, quindi l'ANAC, l'autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, se non le ritiene manifestamente infondate. Un problemino ANAC lo evidenzia nel passaggio dei dati da un soggetto all'altro, cioè visto che questa privacy faccia acqua da qualche parte, invita comunque ad adottare dei protocolli per tutelare, come dicevo, l'identità del segnalante su tutta la durata del procedimento. Quali tipi di interventi devono fare le pubbliche amministrazioni per realizzare appieno questa forma di tutela? C'è una parte organizzativa, quindi vanno adottate misure a tutela della riservatezza del segnalante, e una parte tecnologica che è essenziale, io sono poco esperta, lui molto di più, ma dei sistemi applicativi che siano utili per la gestione e la conservazione delle segnalazioni. Crittografia? Ok, le dice lui sicuramente meglio di me. Poi c'è una seconda parte di queste linee guida in cui dice che cosa farò io. Allora, intanto un modello gestionale informatizzato e strutturato in modo tale da tenere separati i dati del segnalante e i dati della segnalazione, eventualmente attribuendo codici sostitutivi per l'accesso. Adottare tutte le cautele per mantenere la riservatezza per tutta la durata del procedimento, e individua due figure diverse a seconda che si tratti di segnalazioni di condotte illecite interne all'ANAC o esterne. Nel caso di condotte illecite interne sarà il responsabile della prevenzione della corruzione all'interno di ANAC, che le gestisce. Nei comuni di dimensioni grandi, dice, il responsabile può essere affiancato da un altro soggetto, addirittura da un gruppo di lavoro che lavora sulle segnalazioni. Anche qua si avrà cura di adottare delle procedure per le quali si vincolano tutti coloro i quali accedono alle informazioni a mantenerle riservate.
Quando le segnalazioni provengono dalle altre pubbliche amministrazioni, è l'ufficio vigilanza anticorruzione che le gestisce e le istruisce. E anche qui la fine è: se effettivamente c'è qualcosa sotto, c'è qualcosa che non funziona, sarà questo ufficio che poi indirizza le segnalazioni agli altri soggetti terzi. Suggerimenti di ANAC: è opportuno che queste disposizioni vengano estese anche agli enti di diritto privato, il controllo pubblico e agli enti pubblici economici, quindi le stesse disposizioni anche in questi contesti, dove probabilmente con la 231 magari qualcosa già hanno fatto. E la riservatezza anche per consulenti e collaboratori della pubblica amministrazione. Siamo in pochi più che più vittimi questo momento. Allora, riprendo da qui per introdurre la nostra parte esperienziale, quindi con un sistema di whistleblowing, ha un altro nome ma in sostanza di quello si tratta. Prima però ci piace partire dai problemi aperti del whistleblowing. È una cosa nuova per la nostra cultura in Italia, è una cosa non facilissima da implementare, ci sono dei tabù anche di natura culturale, quindi proviamo a passare in rassegna tutti gli aspetti, tutte le problematiche, perché non è solo una cosa tecnica. Anzitutto ci viene in soccorso questa importante lezione, comunque questo alert, che ci arriva sempre dal barometer, Global Corruption Barometer. Perché non segnaleresti un episodio di corruzione? Questo è stato fatto in Italia, in Europa e nel mondo, e le voci sono sempre quelle che girano, anche se hanno delle proporzioni un po' diverse. Quindi in blu noi abbiamo: non saprei a chi segnalare, ho paura delle conseguenze, in verde, e vedete che in Italia c'è una fetta forse più ampia. No, scherzavo, mi alzo i piedi perché mi sento più a mio agio nel muovermi, cioè mi sento un po' incappiato. Il microfono, microfono. Allora, questa parte in verde, come vedete, è più corposa in Italia che altrove, come un po' in tutti i paesi latini. Però alla fine sono sempre le stesse. Ok? Cioè le voci sono sempre lo stesso, solo che cambiano un pochino le proporzioni. Quindi i problemi aperti sono: non saprei a chi segnalare, ho paura delle conseguenze, come dicevamo, più marcato in Italia, non cambierebbe nulla, quindi una sorta di fatalismo, che è addirittura più corposo in Europa e nel mondo rispetto all'Italia. Però i problemi aperti sono questi, quindi li affrontiamo, non ci giriamo attorno e li proponiamo proprio in questa slide. Quindi faremo poi, dopo di questa, un tour virtuale sulla nostra applicazione ARAC, o comunque su un sistema di whistleblowing reale che è partito, che è stato implementato. Alla fine del tour virtuale vedremo se questi problemi aperti lo sono ancora o se ci sono degli ambiti di risoluzione incoraggiante. Allora, problemi aperti, paura, protezione del whistleblowing. Come abbiamo detto, ci sono delle leggi a tutela del whistleblower. In Italia con la legge 190 siamo legati alla tutela del whistleblower. Però la disciplina è a cura dell'ente o dell'azienda, anzi la legge 190 parla esplicitamente solo degli enti, quindi pubblica amministrazione. Nel settore privato invece non c'è nulla. Il paradosso è che in alcune aziende c'è un sistema di whistleblowing che funziona anche bene, alcune delle quali sono di derivazione o di mentalità anglosassone, ne cito una tipo Luxottica, che ha fatto molte acquisizioni, quindi sono trovati già degli impianti in essere dalle società che hanno acquisito di queste whistleblowing molto corposi, molto solidi. Addirittura, non essendoci una legge, un'azienda può anche stabilire nel proprio codice etico: proteggiamo quindi il whistleblower, lo dice in maniera molto esplicita e quindi può tradurre in atto addirittura con maggior libertà. Per la pubblica amministrazione c'è invece comunque una legge che suggerisce, anzi impone, la tutela del whistleblower. Quindi, mentre è una scelta, ovviamente nell'azienda privata si fa partire un sistema di whistleblower, devono far partire anche un'informativa, ripeto, infilarlo nel codice etico, altrimenti nessuno lo fa se non è protetto dall'azienda, a meno che abbia delle garanzie tipo l'anonimato.
se poi ci sono entrambi, meglio ancora. Quindi il problema della protezione del whistleblower è concreto, anche se abbiamo appunto la legge o delle azioni nelle singole aziende fatte a regola d'arte. Disinteresse, quindi il problema di natura culturale, spesso uno dice ma no, chi me lo fa fare, ci penserà il mio capo, eccetera, eccetera, oppure c'è questo tabù culturale. Il segnalatore è visto come delatore. All'inizio Alessandra diceva che è una parola intraducibile, in effetti whistleblower è letteralmente colui che soffia nel fischietto, è di derivazione appunto anglosassone e richiama alla mente l'icona del Bobby, del poliziotto di quartiere inglese, che fischia per segnalare qualcosa che non va. Oppure alcuni fanno l'esempio dell'arbitro di calcio. Quindi no, è qualcuno che nell'interesse comune segnala, dà l'allerta, e questo è lo spirito giusto, non è che dà l'allerta e poi deve indagare, deve fare lui delle indagini, deve testimoniare, deve fare 3.000 cose. Noi diciamo sempre che tra l'indifferenza o che ognuno faccia la propria parte di percorso, io segnalo che c'è qualcosa che non va. Poi ci sono degli altri organi, ognuno nella competenza, nello svolgimento delle proprie mansioni, che contribuiscono a far sì che il percorso funzioni. Quindi noi vediamo più questa definizione del whistleblower, un qualcuno che comincia a dare l'allarme, che deve essere poi anche circostanziato, ovviamente. Però torno un attimo sul tabù culturale. Delatore, delazione è una parola che io non approvo per niente. L'ultima volta ho visto in TV, c'era una persona che ha detto ah sì, quella legge sulla delazione. Allora, delazione per definizione, il delatore è colui che segnala, che è mosso, che lo fa o per fini personali, o per calunniare una terza persona, o per accattivarsi le attenzioni dei potenti, diciamo così. Quindi colui che segnala nell'interesse di un ente pubblico o della propria azienda per un proprio codice morale, che non gira, che non rivolge lo sguardo altrove, che non fa finta di niente, non è assolutamente un delatore, e uno dipende come si agisce. Però questo tabù culturale va sfatato anche in un modo molto serio, ovvero con le competenze, far sì che ci sia un percorso di segnalazione che screni i delatori, i contemponi, i calunniatori, eccetera. Quindi una delle forze dello strumento è eliminare questa possibilità. Poi il terzo problema aperto è quello della sfiducia, ovvero problema strutturale. Non esiste spesso un sistema efficace di segnalazione. Nella legge 231, che ha moltissimi meriti, come diceva prima Alessandra, questo sistema, la segnalazione è stata poi introdotta forse in periodi troppo acerti, addirittura nel 2001, su derivazione del mondo anglosassone, ma è stata fatta in maniera non strutturata. Allora un'email dove il segnalante viene ha riconosciuto, quindi tutela dell'anonimato non c'è, in più c'è un campo libero, quindi uno scrive tutte le cose che gli passano per la testa, delle inesattezze, magari non porta degli elementi a supporto, eccetera, alla fine non funziona. Ci sono aziende di migliaia di dipendenti o centinaia o anche migliaia che pubblicano sul proprio website o sull'annual report, sul bilancio, i casi segnalazione ce n'è uno o due per migliaia di dipendenti. È evidente che il sistema non funziona. È uno dei motivi per cui, poi vedremo alla fine, alcune aziende si stanno avvicinando a questo sistema, consci del fatto che non funziona. La segnalazione semplice webmail, via mail a odb@ nome dell'azienda, che è una delle poche cose che non funziona della 231. Quindi è corretto che la sfiducia derivi anche dal fatto che io segnalo così, poi o non sono tutelato, o comunque non la prendono tanto sul serio. Allora proviamo a fare questo tour virtuale, soluzioni, perché per noi un sistema strutturato di whistleblowing fatto per bene, proveremo a mostrarne uno, oppure un sistema ANAC, riescono a risolvere un po' questi dubbi amletici, quindi il tabù culturale, un sistema efficace che dia delle garanzie e che dia la sensazione anche al segnalante di fare una cosa ben strutturata, ben corretta, che poi qualcuno possa farsene qualcosa. Poi la disciplina a cura dell'ente o dell'azienda è implicita perché si strena il sistema strutturato se lo codifica, se lo modella un'azienda, e vedremo come, oppure un ente, anche in base a ciò che vuole andare a disciplinare in questo sistema.
Parleremo quindi dell'ABLAC, che non è altro che il whistleblowing. Il whistleblowing viene fatto all'interno di un'azienda, ovviamente. L'ALAC è un acronimo nostro di Transparency Advocacy and Legal Advice Center. Gli ALAC sono stati aperti nel 2003, vantano una certa esperienza, hanno assistito più di 140.000 cittadini, sono stati implementati in 60 capitoli, quindi in 60 nazioni di Transparency su 116, e ne esistono circa 90 al mondo. Questo perché in alcuni paesi, tipo Russia, tipo Pakistan, ce ne sono più di uno, ce ne sono 6, eccetera. Noi in Italia non siamo partiti tra gli ultimi, tra questi 60, forse siamo il 59esimo. Siamo partiti ufficialmente nell'ottobre 2014. Però, grazie all'esperienza maturata in tutti questi paesi, grazie all'assistenza di Transparency, siamo partiti con questo progetto ALA, tra l'altro finanziato dalla Comunità Europea, abbiamo vinto un bando di concorso per l'implementazione. Abbiamo sviluppato per 2 anni degli studi per implementare questo sistema. Quindi molte delle cose che poi ha suggerito ANAC a maggio 2015 le abbiamo implementate già ad ottobre, perché fanno parte del patrimonio culturale, diciamo, di Transparency o degli altri ALAC fatti, tipo un sistema che tuteli, la protezione software, eccetera. Però adesso entriamo nel dettaglio, quindi vedremo tutti questi passaggi. Anzitutto, cosa fa ALAC e cosa non fa? Queste cose ci sono sul nostro sito internet. Allora, l'ALAC è aperto a tutti i cittadini, mentre il whistleblowing, uno lo fa all'interno della propria azienda per intercettare delle segnalazioni e porvi rimedio in tempo, prima che generano dei problemi, prima che arrivi al di fuori, prima che arrivi alla stampa, prima che crei dei guai, si tenta di risolvere prima il problema, ovviamente meno. Meglio, io cito i casi spesso di Parmalat o di Cirio, che se fosse arrivata qualche segnalazione per tempo, prima che degenerasse il tutto, sarebbe stata un'ottima cosa. Non esisteva per mentalità in Italia una del genere. Negli Stati Uniti, che sono molto più avanti da questo punto di vista, ci sono molti casi di successo. Ce n'è anche uno che è curioso, lo cito sempre volentieri, il caso Enron. È sia un caso di successo che un caso di mancato funzionamento del whistleblowing. Allora, era previsto, però non era fatto benissimo, perché coloro nell'organismo, o forse erano solo due, che intercettavano queste segnalazioni, c'era il vicepresidente che era l'anima nera delle truffe, quindi letteralmente imboscava queste segnalazioni. È saltato fuori poi il caso perché una persona, la segretaria che ha fatto la quarta volta la stessa segnalazione, indica, però è la quarta volta che io segnalo questa cosa. Quindi quando è arrivata la vecchia di una persona che non ho sostituita, come la quarta volta, è la prima che vedo, allora si è scoperto un po' il tutto. Però ripeto, molti casi in Italia potevano essere intercettati per tempo prima di arrivare a delle dimensioni disastrose. Quindi questi sono aperti alla popolazione. Se voi vi collegate al nostro sito, volete segnalare qualsiasi cosa, potete farlo, è aperto ai cittadini. Noi cosa facciamo? Non facciamo indagini, ovviamente non facciamo niente, noi configuriamo, confezioniamo questa segnalazione in maniera degna, in maniera utilizzabile, e la consegniamo o all'ANAC o al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente, se non hanno all'interno un sistema di whistleblowing, o allo stesso in un'azienda, oppure vedremo poi i vari casi. Quindi noi abbiamo il know-how per modellare e scolpire questa segnalazione affinché sia utile. Scremiamo dai millantatori, dai contemponi, dagli sciocchi, da chi fa queste cose, noi abbiamo una certa esperienza, ma soprattutto c'è un percorso guidato che sfronda tutte queste cose che di solito erano dei punti deboli, che nell'email è libero, uno scrive quello che vuole, quindi può essere un mitoma, un pazzo, eccetera. Allora, affianchiamo, quindi identifichiamo il destinatario più appropriato, ed eventualmente affianchiamo il segnalante. In alcuni casi servono delle competenze tecniche che non abbiamo, quindi peschiamo nel vasto parco dei nostri soci, non vastissimo, e magari abbiamo delle competenze legali o che perderemo anche da te o poi, e quindi questo facciamo. Cosa non fa? Questo lo diciamo ben chiaro sul sito internet, che poi all'inizio c'erano delle telefonate. Allora,
non sostituisce le istituzioni, ovviamente non facciamo indagini, non facciamo nulla di che, facciamo solo quella cosa che la facciamo noi. Accogliamo le segnalazioni e le portiamo a destinazione, magari previo un periodo di colloquio con il segnalante, che forma nota, lo aiutiamo a configurare bene questa segnalazione. Non abbiamo contatto con tutti, tipo certi dicono dovete dire a Renzi che io qui ho messo Renzi il primo ministro, perché ho fatto un intervento con altre nazioni perché magari non sapevano chi fosse, quindi dicono dovete dire a Renzi che noi facciamo solo questa cosa, non facciamo tutto, non facciamo indagini, no garanzia che il segnalante non possa venire identificato in altro modo, anche se anonimo, anche tutto, noi garantiamo anche tecnicamente certe cose, però se in azienda lui parla di quell'argomento, non è abbastanza contenuto, eccetera, poi lo scoprono, cioè noi non possiamo dare delle garanzie assolute, possiamo darle solo per quanto compete l'interlocuzione con noi. No garanzia di risoluzione di tutti i problemi, però le altre cose che facciamo le facciamo bene. Allora, come funziona? Requisiti di confidenzialità e sicurezza, primo contatto, no email, no telefono, scelta piattaforma online aperta, quindi uno colloquio in maniera totalmente anonima. La piattaforma è GlobalX, questa è la piattaforma informatica. I vantaggi sono che si può avere un dialogo, tipo una sorta di chat, anche riferita nel tempo, con il segnalante in forma assolutamente anonima. Non è rintracciato il segnalante, e inoltre c'è un'ulteriore garanzia per coloro che sono che vogliono avere una tutela tecnica ulteriore, possono utilizzare anziché il proprio browser, il browser Tor. Il browser Tor viene utilizzato per cose molto molto serie, tipo crimini di guerra, eccetera, eccetera, all'AIA, e non è possibile risalire l'indirizzo IP. Allora, già io entro dentro nel sito di Transparency, quindi non mando una mail, entro in un'area protetta, o meglio, c'è un link che mi porta sulla piattaforma GlobalX. Addirittura se voglio, anziché usare il mio browser, uso questo super protetto, diciamo così. Poi qui in GlobalX c'è questa piattaforma personalizzata per AVA che abbiamo costruito noi. Allora, qui è per il pubblico, per tutti gli italiani, ma avendo sviluppato questa piattaforma abbiamo deciso, abbiamo anche dei contatti in questo senso, di aprirla per eventuali progetti specifici nel settore pubblico. Cioè se uno dice, beh, questa cosa mi piace, mi convince, eccetera, ma io mi ci metto 2 anni a rimettere in piedi un sistema del genere, noi valutiamo caso per caso, ma possiamo, dietro una fee, ci aiutano a pagare la parte di informatica, eccetera, creare una finestra e un'area specifica di un altro ente. Ci è stato chiesto da un paio di comuni nel milanese, basta che sia un settore pubblico, poi privato ovviamente preferiamo sviluppare dei progetti su misura a parte, dove dicono bene, ci piace questa piattaforma, se ne configuri un pezzo per le mie segnalazioni, me le fai avere al mio responsabile del personale, è una cosa che in futuro apriremo. Già c'è qualche contatto, già qualcuno ce l'ha chiesto. Allora, perché la piattaforma informatica è abbastanza intuibile, già vi ho snocciolato un po' degli argomenti, è bello perché c'è una base scritta e documentata, cosa che con la telefonata ovviamente non si può fare, c'è un percorso di segnalazione guidata che può essere anche modificato, perché uno parte in un certo modo, poi dall'esperienza cambia proprio la configurazione delle domande da fare, il percorso, eccetera, quindi è facilmente modificabile. Noi siamo partiti in sordina i primi mesi per dire cominciamo a prenderne poche di segnalazione e vediamo se c'è da cambiare qualcosa, perché al di là delle simulazioni. Comunque siamo arrivati a gestire un'ottantina di casi, poi in questi quanti sono? 5 mesi pieni e 2 mesi dove l'abbiamo fatto un po' a pari spenti, quindi non sono poche comunque. Facilità di gestione anche per i tempi e i modi, sia per il segnalante che per chi elabora le segnalazioni, quindi sono indifferita, il dialogo avviene offline grazie al computer, maggiore apertura verso i segnalanti anonimi e poi come dicevamo c'è un filtro alle segnalazioni di delazione, di calunnie, per di tempo, perché c'è un percorso guidato, c'è una finestra che c'è sempre e dice attenzione, noi prendiamo in considerazione solo delle segnalazioni concrete che hanno l'intento di risolvere un problema di interesse comune. Quindi se ci stai raccontando che
che la segretaria parcheggia nel posto riservato al capo quando il capo non c'è, non rientra nei canoni dell'interesse comune, eccetera, eccetera. Quindi questa cosa lampeggia ad ogni ideale, vedete, sono tutte cose che ognuno può configurarsi sul proprio percorso. Perché quella piattaforma informatica è proprio personalizzabile senza ricorrere ad un esperto informatico. Poi, possibilità di incrementare per steps il valore delle segnalazioni, dettagli allegati, eccetera. Allora, l'esperienza insegna che uno inizia a fare una segnalazione abbastanza piatta, poi vede, si acquisisce un po' di fiducia, si trova degli interlocutori seri, eccetera, eccetera, poi magari dopo, in corso d'opera, mette anche degli allegati, rivela dei dettagli, eccetera, eccetera. Cosa che ripetiamo, da play con una mail, uno non è che si spottona subito a mettere a disposizione tutto, mentre così c'è un percorso di fiducia specifica. L'esperienza in Italia, allora, il nostro sito, come dicevo prima, transparency.it/ala, comunque si trova abbastanza facile, questa è la home page, è nella spalletta a destra, questo simbolo qui, ala, quindi chiunque può arrivare a fare una segnalazione, ma di qualsiasi tipo, tanto noi la gestiamo in maniera corretta e formale, può essere che il medico dell'ASL di riferimento fa delle cose strane, mi chiede una bustarella, o qualsiasi altro capo, per qualsiasi cosa uno può aprire, noi prendiamo tutto, lo gestiamo e lo indirizziamo all'organo competente. Questo era il progetto della comunità europea che abbiamo ben implementato. Facendo questo abbiamo sviluppato un know-how sul whistleblowing importante, tant'è vero che stiamo partendo con dei casi importanti, partiremo a breve con Regione Sardegna, che ho citato già stamattina, sul progetto di whistleblowing, partiremo sempre in questo mese con una società privata importante, quindi ci stanno dando fiducia perché hanno visto più o meno le piante che state vedendo voi che hanno apprezzato l'impostazione. Tornando a noi, una arriva e segnala, se volete provare a farlo stasera si può fare tranquillamente. Allora, clicco qui, ti chiede scelta del browser, invia una segnalazione, invia la tua segnalazione utilizzando il browser Tor, come vi dicevo, quindi scatta un browser con una credenziale, una tutela software ancora cosiddetta, ma spesso non è necessaria, però c'era nel progetto, l'abbiamo implementato, ce l'hanno dato come tool e l'abbiamo messo in pista. Si accede ad un server esterno, quindi Transparency non c'entra più. Un comune, una regione che lo vuole fare, mette il link e poi dopo va a finire altrove dove viene gestito su una piattaforma completamente a parte indipendente. Qui c'è subito una cosa importante da fare, o uno clicca su invia la segnalazione, oppure sotto deve mettere un numero di riferimento. Allora, questa è un'altra cosa importante che è la legge per tutto il percorso. Io faccio una segnalazione, alla fine viene rilasciata una sorta di ticket e ti si dice conserva questa cosa perché tu rientri mettendo questo ticket, questo numero di matricola e ti trovi nella cosa che hai già fatto, vedi la risposta alle domande che hai sollevato e poi puoi andare avanti, aggiungi un pezzetto, metti un allegato, eccetera. Quindi o clicco qui o dopo, quando sono arrivato alla fine del percorso, devo memorizzarmi in questo numero, diciamo. Ok. Questa è una cosa di cui degli attori del filmato di prima. No, questa per dire, questa la lasciamo perché non c'è dietro una macchina ma un team di persone. Questo è il logo della comunità europea che ha finanziato questo progetto e ci ha permesso di sviluppare questo know-how. Arriviamo alle mediate vere e proprie, che è la parte più interessante. In alcuni casi noi ci colleghiamo però spesso, o ci sono dei filtri alla navigazione internet, uscire dai sistemi, delle cose strane, allora per sicurezza qui abbiamo dei facsimili delle mediate che non si trova, ma sono molto verosimili, cioè sono proprio così. Allora uno entra, pre-segnalazione, ti viene chiesto se è un ente pubblico o privato. Hai già segnalato internamente, con quali esiti? Hai già segnalato le autorità, con quali esiti? Quindi uno entra e dice sì, l'ho segnalato, il mio ODV non ha avuto risposta. Oppure no, la prima volta che segnalo. Allora, in questi casi magari noi mandiamo già come committente responsabile
della prevenzione della corruzione, se mi dice sta segnalando dal comune di Pescara, allora alla fine impacchettare bene con tutte le caratteristiche una segnalazione che riteniamo degna di essere processata, la giriamo, poi andiamo a cercare il responsabile della prevenzione della corruzione, o se in un'azienda che non ha un whistleblowing, spesso anche nell'azienda, se c'è un modello 231, c'è responsabile di c'è il referente etico, c'è il responsabile del modello 231 oppure l'organismo di vigilanza. Perché magari non lo sa addirittura, ci sono delle aziende che fanno partire il modello 231 o altre cose, ma lo fanno giusto perché la legge ha detto di farlo, ma non fanno dei corsi di formazione dove vengono eruditi i dipendenti, se vi capita questo, siamo qui, eccetera. Ok, segnalazione, identità e contatti, spesso non li mettono. Non incoraggiamo più di tanto, uno dice beh io voglio rimanere anonimo, poi magari quando si entra nel merito si dice a segnalante guarda che comunque sei protetto e magari lo dice come elemento di serietà, ovviamente nome, cognome, eccetera eccetera. Attenzione, tutte queste videate che stiamo vedendo sono personalizzabili, quindi andiamo alla terza, poi facciamo una considerazione generale. Tipo di illecito: appalti e forniture, nomini ed incarichi, reati economici e finanziari, corruzione e concussione. Tutti questi campi sono personalizzabili, quindi all'interno di un'azienda uno può avere un interesse, magari parliamo di aziende perché ne avete anche voi queste tre del comune, uno può anche scegliere, può dire nomini e incarichi non mi interessa, lascio certe cose, magari appalti e forniture ci sono oppure non ci sono. Uno può anche scegliere, come ci hanno chiesto, di mettere frodi, corruzione e frodi, perché un'azienda è interessata a scoprire, grazie alla segnalazione dei dipendenti onesti, se alcuni furbi perpetuano delle frodi a danno dell'azienda stessa. Quindi queste voci, ripeto, sono personalizzabili, possono diventare 10. Uno può dire, senti, ci concentriamo solo su appalti e forniture per 6 mesi, poi vediamo come vanno, perché a ventaglio a tutti i reati del mondo, poi veniamo sommerso oppure non riusciamo più a gestire, insomma. Tutto questo è personalizzabile ed è un grandissimo vantaggio. Ecco, tipo frodi, oppure un'altra azienda che sta chiedendo la nostra collaborazione è molto interessata alle due diligence sui fornitori. Come dicevo stamattina, i fornitori per le aziende private stanno diventando un elemento critico, perché se ci sono dei fornitori che sottovalutano, soprattutto delle piccole aziende, questi problemi, cioè questa opportunità, questi asset dell'integrità, della compliance, se rischiano di rimanere impigliati in guai, di conseguenza poi a livello di reputazione dire ah questo è il fornitore della ditta, questa ditta X non è molto contenta se viene poi citata o comunque... Questo tema della due diligence dei fornitori è molto, molto sentito, quindi uno può anche specializzarsi su questo in aggiunta ad altro. Ecco, questa è la parte iniziale, poi c'è la descrizione vera e propria, una sintetica e una più estesa. Poi vengono chieste delle cose, quando è avvenuto l'illecito, queste sono molto interessanti, quando è avvenuto l'illecito, 2 anni fa, 5 anni fa, ieri, chi ha tratto beneficio e chi è stato danneggiato. Già qui si vede se uno sta riportando una cosa concreta, una cosa reale. Poi la dimensione economica, queste sono facoltative, però ci danno l'idea se uno sta facendo sul serio. La dimensione economica del contratto dell'appalto e della corruzione della frode in sé, tipo c'è una cosa da 100.000 euro e io parlo di una corruzione di 10.000 euro che è relativa a qualcuno che ha tratto beneficio, eccetera. In alcuni casi si vedono contratto appalto o anche la corruzione fino all'ultimo centesimo con la virgola, poi dicono livello di coinvolgimento dell'accaduto sentito dire. E magari qualcuno che ha degli elementi, però dice beh, partiamo piano piano, poi vestiamo. Livello di coinvolgimento dell'accaduto, anche questo è interessante, sono coinvolto, sono una vittima, sono un testimone diretto, è un racconto, hanno sentito dire, anche il sentito dire, è chiaro, se ne arrivano 5 convergenti con gli stessi elementi come sentito dire, sembra che abbiano meno valore di altre, però
probabilmente meritano un esame più approfondito. Quindi se all'interno dell'azienda arrivano 5 che convergono, anche come sentito dire con una certa precisione, questo ente magari farà un'indagine su quella cosa specifica. Poi altre informazioni, poi arriviamo ai campi obbligatori, ne hai parlato con altri, cosa ti hanno detto, persone venti coinvolti, poi informazione utile a verificare questa segnalazione. Quindi diciamo, amico mio, va bene tutto, però dacci qualche elemento per capire che c'è sotto un qualcosa di concreto o che tu sospetti. Campo obbligatorio, magari quelli uno può mettere qualcosa, che aiuto potresti ricevere, anche questo lo vogliamo sapere, perché se ci chiede quello di prima dovete dire Renzi, che diciamo no, mi spiace, non possiamo, abbiamo questi canali così diretti. Possiamo rendere pubblico il caso mantenendo l'anonimato, anche questo ci interessa. Se uno dice sì, potete citare il caso con dei nomi falsi, perché mi interessa che questo cliché venga a galla, perché magari non accade solo da me, ma viene perpetuato in altri casi simili, oppure dice no, lasciate stare, perché preferisco di no. E poi come è conosciuto Ale, anche così come interessa il nostro statistico. Quindi sono queste le altre, perché come ti ho visto io sono andato un po' veloce, però sono 4-5 pagine. Non è una cosa tremenda, in un quarto d'ora si fa questa segnalazione. Poi cosa succede? C'è il back office, ovvero la gestione della segnalazione, un'analisi interna da parte degli esperti, eventuale coinvolgimento partner, l'ALA si riguarda, l'ALA che ha dato delle indicazioni precise su quali segnalazioni possano interessare, quali no, un primo feedback al segnalante, tipo gli si risponde bene, ho preso in carico la tua segnalazione, eccetera eccetera, magari si fa qualche domanda, dialogo, avvio dialogo con il segnalante, puoi fornirmi un elemento in più, oppure hai altro da dirmi, un allegato, un sottraggio, eccetera. Cioè tutta questa parte per configurazione, segnalazione matura e completa, noi diciamo bene, questa è una segnalazione di un certo tipo che è degna per essere portata, consegnata, noi facciamo i configuratori e i postini, la consegniamo all'ANA, alla procura, all'interno dell'azienda responsabile della corruzione delle segnalazioni o all'interno di un ente al responsabile dell'organismo di vigilanza o del piano anticorruzione. Quindi noi lavoriamo all'identificazione del migliore ricevente possibile. Quindi possono essere, come dicevo, questi referenti interni, dei regolatori di settore in alcuni casi, cioè possono essere, so io, sindacato dei taxisti, se è un taxista che dice hanno violato queste regole, eccetera, oppure, se delle cose sono più gravi, anche direttamente all'ANAC o alla Corte dei Conti o alla Procura. O in alcuni casi, ma tendiamo a non farlo, ma se non c'è niente di questo potrebbe esserci anche in media, però con l'approvazione ovviamente della persona, però tendenzialmente sono questi. Andiamo a vedere un po' di statistiche e mi avvio alla conclusione. Ciao, sono Alessandro, vedo bene un quarto. Ok, quindi abbiamo ancora 5-10 minuti, arriviamo su qualche minuto prima delle 4, poi magari se c'è qualche domanda lasciamo questa finestrella. Allora, questa è l'esperienza, come vi dicevo, dal 2014 a maggio 2015. Da ottobre 2014 fino a fine del 2014 siamo partiti un po' a fare spenti, cioè non abbiamo pubblicizzato molto proprio per avere un po' di tempo per tarare un po' le miliardi, per mettere a posto il sistema. Quindi in pratica è da 5 mesi che siamo partiti sul serio e abbiamo quasi 90 segnalazioni, quindi non sono poche, abbiamo maturato una certa esperienza. 70 sono rilevanti, mentre altre 17, approfondendole, non erano poi un po' interessanti. 31 aperte, per aperte significa che sono tuttora aperte. Una segnalazione magari sta aperta e noi ci diamo un tempo che può essere un mese, due mesi, tre mesi. Però magari uno vuole essere un po' convinto prima di acquisire fiducia, poi introduce degli elementi, insomma c'è questa parte di colloquio. Io ho sentito in un'azienda quando ti parlavo di questa cosa e diceva è il mio sogno avere la possibilità di avere un colloquio col segnalante. Ho conosciuto una persona che mi dice a me arrivano via email confuse, devo decifrarle, non si capisce niente, mi faccio mille domande. Se avessi qui questa persona per chiedermi dei dettagli sarei felicissimo. In questo caso appunto si apre un dialogo
quindi magari rimarrebbe anche un mese, due mesi, l'altro ci pensa, fa delle indagini, come facciamo noi, eccetera. Ecco, guardate questa cosa che è molto interessante. 55 segnalanti anonimi e 32 segnalanti confidenziali. Scusate, forse ho saltato una parte dove quando uno entra gli si chiede che tipo di segnalazione è, se è anonima, se è confidenziale o se è se nominale. Se vuoi mettere il tuo nome, se vuoi rimanere anonimo, se metti il tuo nome ma lo conosciamo solo noi e non lo riveliamo a nessuno. Tranne che se poi sarai in un tribunale, eccetera, eccetera, il giudice non trova elementi, tipo di prove che vengono portate o degli elementi per cui si stacca dal segnalante, potrebbero essere costretti. Ma la nostra filosofia è che poi l'eventuale indagine sia slegata dal segnalante. Il segnalante dà il dato, vede una cosa che non va e la segnala. Dopodiché viene consegnata agli organi di competenza che vanno avanti a fare la loro cosa. Io dico sempre che è un dramma se metti pubblico uno Stato deve reggersi su degli eroi, perché non tutti siamo chiamati ad essere eroi. C'è chi vuole impegnarsi da 0 a 100, ma anche chi dice io faccio da 0 a 100, faccio 10, perché quelli sono i miei tempi, le mie energie, le mie possibilità. Io faccio un pezzetto di strada, poi l'organo a cui arriva a fare le sue indagini, eccetera, eccetera. Quindi per noi è importante che ognuno faccia il proprio pezzetto di strada, per noi è ciò che ci auspichiamo. Però vedete una cosa, 55 più 32, cosa fa? 87. Un sistema che non prevede, che non preveda l'anonimato o le segnalazioni confidenziali, di queste 87 quante ce ne saranno perse? Tutte. Tutte. È per quello che l'email e basta, come se scrivo io all'interno della mia azienda, vedono chi sono, non funziona. Il 39% sono whistleblower, il 29% sono dei testimoni, il 32% sono vittime. Queste sono delle statistiche che ha dato il collega Rissonotto in maniera più diretta. Provenienza, 20 dal Lazio, 16 dalla Campania, 10 dalla Lombardia, anche da noi in Lombardia non ce ne sono poche. No segnalazioni per Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino, Liguria, Molise, Basilicata. Quindi anche in Abruzzo qualcosa è arrivato, non sappiamo se tra queste non rilevanti, se una aperta, magari è il caso più clamoroso o il più banale, questo non lo sappiamo. Però vedete che il coinvolgimento è abbastanza diffuso. Tenete conto che Transparency si è conosciuta, ma non da tutti, quindi è comunque un buon risultato. L'area di violazione, 54% amministrativa, 31% penale, e questi sono i settori più segnalati, nomine, appalti e reati economici. Ecco, vedete, sono i tre più gettonati rispetto ai cinque che abbiamo scelto all'inizio di mettere a ventaglio nel primo. Ripetiamo, uno può anche scegliere di dedicarsi ad un settore specifico che ha cuore. Allora, siamo alla fine del tour virtuale, quindi la mia sfida è andare a vedere se i problemi, alcuni dei problemi aperti ora hanno un po' di maggior appiglio, sono stati risolti. Allora, protezione del whistleblower. Allora, questo è un sistema protetto nel senso che garantisce l'anonimato. È buona cosa, come ho consigliato all'inizio, espanderla con un impegno maggiore dell'ente o dell'azienda. Cioè, in un'azienda o in un ente dove si fa parte di un sistema di whistleblower, questa è una buona cosa. È vero che lo dice la legge 190, ma inserire tra la modifica il codice etico e dire attenzione, qui parlo di whistleblower, contestualmente noi, come dice la legge, oppure noi per scelta aziendale, provvederemo alla protezione del whistleblower, quindi non verranno tollerati delle discriminazioni, dei declassamenti, eccetera, eccetera, o addirittura dei licenziamenti. Qui va vista bene anche la legge, quindi quando uno lo fa partire arriva lo status quo della legge dicendo sì, si vi protegge oppure vi protegge fino a un certo punto, insomma. È bene anche dichiarare come stanno le cose, proprio per, ovviamente con una questione di onestà verso il whistleblower. Disinteresse, allora vi avevo un problema di natura culturale, abbiamo visto come il delatore è un'altra cosa, chi lo fa per interesse privato, per calunniare, chi segue
il percorso configurato affinché arrivino alla fine solo delle segnalazioni degne, delle segnalazioni importanti che sono orientate nell'interesse del bene comune. Quindi questo problema dei delatori, degli spioni viene molto a cadere. Come vedete, qui aiutano anche le competenze, perché se si fa una configurazione di un percorso che non permette di arrivare in fondo ad una sciocchezza, la sciocchezza non arriva in fondo. Problema di natura strutturale, abbiamo visto che allora confidenziale o anonima, quindi è una cosa che non c'era prima, sistema strutturato, c'è la possibilità di dialogare, quindi arrivare al clima di partecipazione, di fiducia da parte dei potenziali segnalanti. Ultima cosa, feedback statistici. Allora, nell'ordinamento degli Stati Uniti ci sono addirittura dei premi in denaro. Ci sono dei casi imbarazzanti, in Italia sarà molto difficile, ma forse è anche auspicabile che non ci sarebbe, dove uno addirittura tipo si autodenuncia, va in galera, ma quando esce prende dei soldi, cioè delle cose strane così, proprio perché tu permetti all'azienda o all'ente di rientrare in possesso di alcuni capitali a fronte della tua segnalazione, e tu prendi 10%, 5% di ciò che hai fatto guadagnare o risparmiare all'azienda. C'è stato un caso di uno che ha denunciato un gruppo di cui faceva parte, quindi effettivamente ha fatto del carcere, però è uscito con un grosso premio in denaro. Sono dei casi un po' strani per l'Italia. Per l'Italia noi diciamo che una premialità morale è questa. Allora, se come al solito l'ente o l'azienda che fa partire una cosa di questo tipo deve farla bene, allora se io la faccio partire nel disinteresse magari non funziona, se faccio dei corsi della formazione, se spiego bene delle cose eccetera, posso invogliare anche la partecipazione. Al tempo stesso, fine anno, bilancio di sostenibilità per un'azienda o un qualcosa di equivalente per gli enti, una comunicazione dove si dica bene, quest'anno il whistleblowing ha intercettato 27 segnalazioni, 20 erano delle sciocchezze o comunque le abbiamo seguite, non hanno portato nulla di concreto, 7 ci hanno permesso di intercettare per tempo e sistemare una cosa che non andava bene. Cioè questa, la pubblicità a ciò che porta, che comporta, ciò che si arriva come risultato da parte del segnalante è sicuramente una gratificazione importante e morale, chiamiamola come vogliamo. Quindi è giusto che l'ente o l'azienda abbia una sensibilità e un'attenzione anche a questi aspetti, cioè creare le condizioni di informazione affinché poi funziona il sistema e poi valutare attentamente, premiare dal punto di vista morale chi si impegna e mostrare anche i risultati che si ottengono affinché si crei anche questa motivazione o questo desiderio di fare la propria parte. Cito solo dei casi finali, siamo partiti quest'anno Comune di Milano e Agenzia delle Entrate, 15.000-35.000 dipendenti, quindi si stanno affacciando anche in Italia dei casi importanti. L'interesse da parte del settore privato proprio per l'analisi delle segnalazioni dei membri del modello 231 o di chi oggi è nome dell'azienda, come ho detto, non funzionano, quindi sta arrivando anche un certo interesse da parte del settore privato. E noi stiamo portando, partendo dall'esperienza Alax, dei sistemi di whistleblowing a delle aziende, dalla parte di progettazione, implementazione, partner informatici. Quindi l'Alax, come le altre, del whistleblowing sviluppato per quel criterio di transparency a servizio dei cittadini, è molto vicino ai sistemi di whistleblowing. Come abbiamo detto prima, per chi non ha delle risorse proprie che dice ma io non riesco a sviluppare un sistema del genere, solo per gli enti pubblici, Transparency Italia prende in considerazione di mettere a disposizione il proprio know-how e magari affittare una parte del nostro sistema per gestire una parte di terzi, però solo enti pubblici ovviamente. Ecco, come si diceva, sono adattabili anche ad altri reati. Ultimissima cosa, ma l'ho detto prima, se volete dare un'occhiata qui, Transparency.org, lo strumento ALA, che è uno dei più importanti, sono diffusi un po' in tutti i paesi, in certi posti, a seconda della cultura o del tipo di paese, addirittura sono mobili su dei camper, cioè si vede un po' di più, sono tutti diversi. Per l'Italia questo funzionamento è un po' come telefonici, è il modello informatico che abbiamo. Grazie.
Ho finito, grazie.